Primo giorno da neo assessore al commercio e alla mobilità. Ha detto innanzitutto che il dialogo sarà aperto con tutti. Certo, è cosa importante, perché con il dialogo arriviamo a delle conclusioni. Non ci si può chiudere dentro se stessi e decidere autonomamente, perché noi viviamo una comunità e quindi dobbiamo rispettare tutte le idee, tutti i percorsi e tutto quello che è stato messo in campo, quindi aperta a tutti. Questa nuova esperienza porterà molto della sua esperienza come presidente dell'Associazione Volontari Ospedalieri. Beh, certo, perché amo sempre dire che il volontariato per me è stato un percorso molto importante. Fare del bene fa bene, e ti gratifica, ti riempie il cuore nei corridoi e nelle camere ospedaliere quando ti avvicini alle persone fragili, perché in quel momento anche il gigante messo dentro un letto d'ospedale ha paura perché sa di incognita, non sa che cosa gli succede, e quindi le mie volontarie, che rispetto e amo fortemente, entrano in maniera soft, molto dolce, con il sorriso, con la carezza. In questo momento di pandemia, purtroppo, non poter percorrere i corridoi e dare il nostro sostegno ci pesa, però piano piano torneremo a dare tutto l'amore che ognuno ha dentro di noi. Io sono una persona molto umile, io sono pronta ad ascoltare tutti perché ho accettato sempre quello che anche gli altri mi potevano portare. Poi le decisioni saranno in comune. Io ho stima di questa amministrazione perché, ripeto, e lo ribadisco, 4 anni fa ho accettato il programma, altrimenti non mi sarei buttata in questa avventura. E quindi il sacro rispetto per le persone. Devo dire che mi ha fatto molto piacere il fatto che la scelta è caduta solo su me, quindi vuol dire che. E qui mi emoziono, forse ben voluta, e vuol dire che negli anni ho dato qualcosa. Il giro del nuovo assessore in quota insieme a sinistra è la seconda dei non eletti dopo la dimissionaria, quindi Francesca Caporale. La scelta perché è caduta su di lei? Perché è una persona che ha dato un grande contributo sia in sede di formazione della lista, che in sede poi di risultato nelle urne. Nella sua vita Patrizia si è sempre relazionata con le persone, ha uno spirito aperto e quindi sono sicuro che anche in giunta e nell'assessorato avrà questo spirito costruttivo con i cittadini. Dal punto di vista programmatico c'è continuità, perché c'è continuità politica. Vedremo poi rispetto alla nuova situazione emergenza nazionale se bisognerà rivedere qualcosa.